17 luglio 1794, il martirio delle Carmelitane di Compiègne, in Francia. La comunità delle Carmelitane Scalze di Compiègne si era stabilita in quella città francese nel 1641, provenendo dal monastero di Amiens. A 7 anni dalla fondazione sorgeva il convento con la chiesa dedicata all'Annunciazione. Il monastero prosperò sempre nel fervore, splendendo per regolari osservanze e per fedeltà allo spirito di Santa Teresa, godendo dell'affetto e della stima della corte reale francese. Allo scoppio della rivoluzione massonica francese, le monache rifiutarono di deporre l'abito monastico e quando i massacri aumentarono, tra giugno e settembre 1792, seguendo un'ispirazione avuta dalla madre priora, Suor Teresa di Sant'Agostino, tutte le monache si offrirono al Signore in olocausto per placare la collera di Dio e perché la pace divina, recata sul mondo dal suo caro figlio, fosse resa alla Chiesa e allo Stato. L'atto di consacrazione e di offerta, emesso anche da 2 suore anziane che al primo momento si erano spaventate al pensiero della ghigliottina, divenne l'offerta quotidiana fino al giorno del martirio, giunto 2 anni dopo. Furono cacciate dal monastero il 14 settembre 1792. Le Carmelitane Scalze continuarono la loro vita di preghiera e penitenza, divise in 4 gruppi in varie parti di Compiègne e unite dall'affetto e dalla corrispondenza, sotto la vigile direzione di Suor Teresa di Sant'Agostino. Purtroppo le monache furono scoperte e denunciate dal Comitato Rivoluzionario il 24 giugno 1794. Furono catturate e rinchiuse insieme. Nell'ex monastero di Sainte-Marie era stato trasformato in carcere. Da Compiègne, le 16 religiose furono trasferite a Parigi. Vi giunsero 13 luglio e immediatamente furono rinchiuse nel terribile carcere della Conciergerie, già pieno di sacerdoti, religiosi e altre persone destinate alla morte. Le prigioniere furono esempio a tutti di tranquillità e di serena confidenza in Dio. Insieme furono modello di attaccamento totale a Gesù e alla Santa Chiesa. Riuscivano ad effondere intorno a loro come un raggio di gioia, come avvenne il 16 luglio, festa di Maria Santissima del Monte Carmelo. E avvenne che una delle 16 monache, chiedendo senza paura ad un recluso più libero qualcosa per scrivere, con dei fuscelli carbonizzati, scrisse sulle note della Marseillaise un canto di giubilo e di preghiera nella previsione del martirio. Il giorno dopo, con giudizio sommario, in cui esse ebbero modo di manifestare la loro fortezza, le 16 Carmelitane Scalze furono condannate a morte dal Tribunale Rivoluzionario per la loro fedeltà alla vita religiosa, in special modo alla loro devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, e per l'attaccamento che avevano all'autorità costituita. Mentre erano portate sul carro per l'esecuzione alla Barrière du Trône, tra il silenzio della folla e degli stessi rivoluzionari, cantavano ad alta voce il Miserere, la Salve Regina e il Te Deum. Giunte ai piedi della ghigliottina, dopo aver cantato il Veni Creator Spiritus, una dopo l'altra, le monache rinnovarono davanti alla priora la professione religiosa e furono decapitate. Ultima venne martirizzata la Madre Teresa di Sant'Agostino, che aveva preparato così bene le sue consorelle al martirio e che aveva realizzato in maniera meravigliosa quanto ella era solita dire: l'amore sarà sempre vittorioso. Quando si ama, si può tutto. Il martirio, avvenuto il 17 luglio 1794, dimostrava ancora una volta il potere insuperabile della fede e dell'amore per Gesù Cristo.
Nello scendere da carro dell'esecuzione, le monache si aiutarono come poterono. La più anziana, di 79 anni, con le braccia legate e senza il suo bastone, non ci riusciva. Allora i rivoluzionari la gettarono di peso sul lastricato. La credettero morta, ma la monaca si rialzò sanguinante con estrema fatica e disse: «Non ve ne voglio. Vi ringrazio di non avermi uccisa. Avrei perduto la felicità del martirio che aspetto». Erano le 6 del 17 luglio, quando, con le mani legate dietro la schiena, dalla folla, un prete travestito da rivoluzionario diede loro l'ultima assoluzione. Giunsero al patibolo nella vecchia piazza del trono, verso le 8 di sera. La madre priora chiese e ottenne dal boia la grazia di morire per ultima, in modo da poter assistere e sostenere, come priora, tutte le sue religiose, soprattutto le più giovani. Volevano morire assieme anche spiritualmente, come se compissero un unico e ultimo atto di comunità. Fu un gesto liturgico. La madre priora chiese ancora al boia di volere attendere un poco, e ottenne anche questo. Intonò allora il Veni Creator Spiritus, e lo cantarono tutte interamente. Poi tutte insieme rinnovarono i loro voti religiosi. Al termine, la madre priora si mise di lato davanti al patibolo, tenendo nel cavo della mano una piccola statua di terracotta della Santissima Vergine che era riuscita a nascondere fino ad allora. La prima ad essere ghigliottinata fu la giovane novizia. Ella si inginocchiò davanti alla madre priora, le chiese la benedizione e il permesso di morire, baciò la statuina della Santissima Vergine, salì i gradini del patibolo e, come dissero i testimoni, era contenta come se andasse a una festa. E mentre saliva, intonò il salmo «Laudate Dominum, omnes gentes». E il canto venne ripreso dalle altre monache, che una alla volta la seguirono con la stessa pace e la stessa gioia. Per ultima salì la madre priora. Dopo aver consegnato la statuetta a una persona che si trovava vicino. E questa statuina è stata conservata ed è ancora oggi nel monastero di Compiègne. I corpi delle 16 martiri furono gettati in una fossa comune, con altri corpi di condannati, in un posto che divenne poi l'attuale cimitero di Picpus, dove una lapide ricorda il loro martirio. Di esse rimasero alcuni indumenti che le carmelitane scalze stavano lavando alla Conciergerie. Quando furono portate in giudizio, che 2 o 3 giorni dopo, vennero dati alle benedettine inglesi di Cambrai, che erano state anche loro incarcerate, ma poi rimesse in libertà. Tali indumenti preziosi sono oggi all'abbazia delle benedettine di Stérybrook in Inghilterra. Le 16 martiri carmelitane di Compiègne furono beatificate dal Papa San Pio X il 13 maggio del 1906. La loro festa è celebrata il 17 luglio. 16 martiri carmelitane di Compiègne, pregate per noi. Siano sempre lodati, benedetti, ringraziati e amati i santissimi nomi di Dio, di Gesù, di Maria Santissima e di San Giuseppe.